Siamo qui con Alberto Castellani, coach di Ante Pavic e Tomislav Berkic, freschi vincitori del torneo di doppio nell'ATP Challenger 90 di Cordenas 2019, Acqua Dolomi e Serena Wines. Allora, com'è lavorare con questi due ragazzi? Lavorare con loro è facile, non ci sono mai problemi, in campo non creano problemi. Hanno creato questa coppia nuova l'anno scorso, hanno giocato bene e speriamo che presto possano arrivare tra i primi 100. Questo è l'obiettivo e questo lo porterà un pochino a trascurare il singolare. Il primo obiettivo adesso è questo. Lei in passato ha allenato dei grandissimi singolaristi, com'è lavorare appunto invece per il doppio, insomma? Adesso io sono impegnata anche in altre cose, quindi seguo un pochino il circuito molto meno di prima, ma c'è diciamo una parabola discendente per tutti. Io in più ho anche la mia età e quindi vado quando mi diverto. E questo mi dà anche piacere, diciamo, perché non ho più l'ansia di prima, di stare sempre lì sul punto, sui singolari. Lo faccio in maniera molto più soft di prima e quindi sono anche più felice col tennis, devo dire. Facciamo qualche nome di grande giocatore che ha allenato in passato, insomma, che i nostri appassionati sicuramente conosceranno. Ma ho allenato, mi chiamavano l'allenatore dei marocchini, perché ho allenato i Shamarazzi, tutti i primi 20 al mondo. Ho allenato Alami, Karim, ho allenato Marc Rosé, ho allenato Janko Tipsarevic, l'ultimo ho allenato un bosniaco qualche anno fa che è Damir Zumur, ho allenato Ivo Karlovic, tanti. Qualche italiano mi pare anche di ricordare. Ho allenato un periodo Camporese, un periodo Narciso, sì, qualche italiano, ma nessuno è profeta nella sua patria, no? Come si dice, quindi devo dire. Ho allenato molto di più stranieri. Beh, diciamo, Razzi credo sia stato uno dei giocatori più divertenti del circuito negli anni 90 e anche Karim Alamin. Sì, beh, Isha era divertente, creativo, una grande immaginazione tennistica, faceva colpi incredibili, impensabili. E questa era la sua forza, ma anche la sua debolezza. Molto amato dal pubblico, tra l'altro. Amato dal pubblico. va bene, questa è. Ci ha fatto piacere averla qui con noi e chiaramente la ringraziamo. Il mio caro amico che era Eddie Raffin, che è stato un mio grandissimo amico, perché credo che in tutto il circuito le uniche due grandi persone che facevano le cose col cuore era prima lui, ma subito dietro anch'io. Ho aiutato tanta gente come lui è stato veramente un precursore, ha fatto sta cosa stupenda qui e speriamo che trovi la giusta collocazione nel tennis mondiale, perché Eddie lo meritava. Ecco.